Saluto a tutti amici del web, sono Dado Bugs e benvenuti in questa nuova Top 10. In questa classifica saranno presenti le 10 innovazioni, a mio personalissimo parere, più importanti della storia dei videogiochi. Quelle innovazioni che hanno dato una svolta, grazie alle quali la nostra passione preferita non è più stata la stessa. Ed iniziamo subito con la decima posizione, lo stick analogico. I controller moderni che utilizziamo al giorno d'oggi sono una fusione tra i pad e i joystick. Il primo ad introdurre lo stick analogico in un gamepad è stata Nintendo con il Nintendo 64. In quel periodo serviva un escamotage per permettere al giocatore di controllare a 360 gradi il suo personaggio inserito in un mondo tridimensionale. Di fatto Nintendo impose un nuovo standard, tant'è che dapprima PlayStation con il DualShock e poi i più grandi produttori di controller inserirono uno stick analogico all'interno dei loro gamepad. In nona posizione il free roaming. La caratteristica portata alla ribalta dalla serie di GTA è oggi una caratteristica onnipresente nei videogiochi ad alto budget. È una caratteristica nata per essere di contorno, ma che dà effettivamente un valore aggiunto. La sensazione di giocare non più in livelli, ma in un mondo vivo e senza soluzioni di continuità ha dato un contributo fondamentale al videogioco moderno. In ottava posizione abbiamo il side-scrolling. Sembrerà strano, ma dapprima i videogiochi erano bloccati in una singola schermata. Con l'introduzione del side-scrolling, muovendo il personaggio al limite della schermata, esso si muoveva in un'altra schermata. Questo diede vita appunto ai livelli. Questa posizione è chiaramente legata a doppio filo con la posizione precedente ed è stato il primo passo evolutivo verso l'open world. In settima posizione il motion control. La possibilità dell'hardware di rilevare il movimento del controller è senza dubbio una delle innovazioni più grandi degli ultimi anni. Volente o nolente, il successo della Nintendo Wii è chiaramente da attribuire al motion control, e questo ha portato una nuova categoria di videogiocatori ad avvicinarsi ai videogiochi. Che questo possa essere un bene o un male è ancora oggetto di discussione, tant'è che il motion control è senza dubbio una delle innovazioni più importanti di quest'epoca. Generation de joueurs très doués. In sesta posizione il portable gaming, quello che si suol dire giocare all'aria aperta. La nascita di questa nuova categoria di console ha dato il via a un nuovo mercato dei videogiochi e ha dato nuova linfa al mercato stesso. Dal Game Boy al Nintendo DS, alla PSP, alla PS Vita, fino agli smartphone. Il portable gaming si è semplicemente piazzato su una linea parallela al videogioco su console e su PC, e la possibilità di giocare ovunque e in qualunque momento è stata senza dubbio una delle innovazioni più di successo della storia dei videogiochi. In quinta posizione la grafica 3D. Nel momento in cui si passava dalla visione bidimensionale a vedere il personaggio davanti a sé, circondato da un mondo tridimensionale, questo ha aumentato a dismisura l'immedesimazione del giocatore nel personaggio. Super Mario 64, Crash e Tomb Raider furono i pionieri in questa categoria. Vedere il personaggio proprio lì davanti a sé dava una sensazione completamente differente rispetto a vederlo schiacciato in due dimensioni. Insomma, un vero e proprio schiaffo morale a chi pensa che la grafica in un videogioco non è importante. In quarta posizione, la soggettiva. Nel 1992 la ID Software rilasciò Wolfenstein 3D, considerato come il primo sparatutto della storia. Wolfenstein 3D spalancò le porte del genere che è probabilmente di maggior successo e di maggior prestigio della storia dei videogiochi, appunto gli sparatutto in prima persona. A mio parere la soggettiva è un passo sopra rispetto a vedere il personaggio davanti a sé, cioè dà un grado di immedesimazione ancora maggiore. Senza dubbio uno dei punti di forza di giochi come Skyrim sta nell'immedesimazione e la soggettiva gioca un ruolo determinante. Insomma, Wolfenstein 3D, quel che si vuol dire gioco destinato a cambiare la storia. In
In terza posizione, l'online. Sia chiaro, il multiplayer in locale esiste fin dagli albori dei videogiochi, come per esempio Japong era multiplayer in locale, ma l'idea di sfruttare l'online, cioè internet, per giocare in multiplayer con giocatori di tutto il mondo è un'idea senza dubbio geniale. Addirittura l'evoluzione dell'online è stata così ripida negli ultimi 10 anni da portare grandi case di sviluppo a concepire giochi esclusivamente sull'online. Così come da portare la PS4 e l'Xbox One ad incentrarsi su meccaniche social. In seconda posizione, l'Oculus Rift. Questo è quel che si chiama voto sulla fiducia, dato che Oculus Rift ancora non è stato rilasciato, ma le promesse sono davvero entusiasmanti. Oculus Rift è, in poche parole, quello che tutti i videogiochi hanno desiderato, da sempre, cioè inserire degli occhialini ed essere immersi in un mondo di gioco tridimensionale. Spero vivamente che Oculus Rift si concretizzi nella maniera migliore, dato che Oculus Rift potrebbe essere il vero simbolo della nuova generazione di videogiochi. E siamo arrivati in vetta, ma prima di vedere la prima posizione, vediamo di fare un rapido recap. In decima posizione lo stick analogico, in nona posizione il free roaming, in ottava posizione il side scrolling, in settima posizione il motion control, in sesta posizione il portable gaming, in quinta posizione la grafica 3D, in quarta posizione la soggettiva, in terza posizione l'online, in seconda posizione Oculus Rift, ed in prima posizione non potevamo che avere i salvataggi. Ma chiaramente, i salvataggi hanno dato una svolta al mondo dei videogiochi. Dopo i salvataggi, il mondo del videogioco non è più stato lo stesso. Magari parecchi di voi faticheranno a crederlo, all'inizio i videogiochi non consentivano di avere una storia, di proseguire la storia in una sessione di gioco successiva, dato che nel momento in cui si chiudeva la console si perdeva lo stato. Con l'introduzione dei salvataggi è stato possibile introdurre una storia e quindi dare la possibilità al giocatore di salvare il proprio stato e continuare in una sessione di gioco successiva la storia. Questo ha dato la possibilità di creare giochi sempre più intricati e interessanti. E per quanto possa sembrare un'idea semplice, è senza dubbio, a mio parere, la più importante innovazione della storia dei videogiochi. E questa era la classifica delle 10 innovazioni del mondo dei videogiochi più importanti, a mio parere. Ricordatevi di lasciare un like e un commento scrivendo cosa ne pensate di questo video, di questa classifica e se secondo voi ci sono delle innovazioni che mi sono scordato di inserire. Da DadoBugs è tutto ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video, ciao!